Yowie wowie ragazzi e ragazze, benvenuti ad un video speciale. È un video in cui voglio ricordare il grandissimo e adesso divenuto leggendario Wyndham Lawrence Rotunda, noto nel mondo del wrestling come Bray Wyatt. E voglio ricordarlo così, con il mio cosplay del Fiend. E ho anche il giubbino e tutto, però fa troppo caldo quindi non lo indosso tutto quanto. E ovviamente la lanterna, il simbolo di Bray Wyatt. Esattamente un anno fa Bray Wyatt lasciava questa terra a causa del Covid. Io vi dico la verità, quando ho saputo la notizia non volevo crederci. Dico no, secondo me sicuramente uno scherzo di cattivo gusto. E invece seppi che era vero. Bray Wyatt ci aveva lasciato all'età di 36 anni, giovanissimo, con una carriera davanti e che era da poco ritornato in WWE. Sono onesto, quando fu licenziato nel 2021, la WWE non la seguì più con la stessa passione di una volta, perché è inutile negarlo, Bray Wyatt era un personaggio che catturava lo schermo, accattivante, con le sue storyline intricate, ma allo stesso tempo fenomenali e geniali. La gimmick del guru della palude, il match che fece contro John Cena a WrestleMania 30, in cui cercò più e più volte di far passare John Cena alla parte oscura, alla parte del male, cercando di plagiarlo, di mostrare l'essenza di John Cena, che poi quel match, come ben sappiamo, lo vinse quest'ultimo, ma in realtà doveva vincerlo Bray Wyatt. Ricordiamoci le altre faide che ebbe anche con Chris Jericho. Ovviamente il match Wyatt Family contro lo Shield a Elimination Chamber. Una faida fenomenale, fantastica, un match stupendo, azione pura, brutalità. Ricordiamo anche quando entrò nella Wyatt Family Braun Strowman, il distruttore per eccellenza. Però Bray Wyatt riuscì sempre a rimanere al centro dell'attenzione. Ricordiamo il grandissimo feudo contro Randy Orton che si risolse a un match orribile, è vero, a WrestleMania 33, però la costruzione fu fenomenale. Che poi si ebbe anche l'House of Horror match, che è parecchio discutibile. Il feud e poi il tag team con Matt Hardy, con i The Leaders of World, cioè quello fu un tag team che personalmente amai tantissimo. Durò poco perché, se ricordo bene, Matt Hardy si infortunò e Bray decisero di metterlo da parte. Perché? Perché quest'ultimo stava già progettando un nuovo personaggio che lo rese ancora più famoso, ovvero The Fiend, questa versione oscura, cupa e dark di Bray Wyatt, quale interagiva con il proprio pubblico e con gli avversari, con la versione Firefly Funhouse, l'allegra casetta delle lucciole, questo mondo magico e fatato creato dalla mente di Wyndham, che parlava con i pupazzi e cercava di trovare conforto in questo mondo e sfogava tutta la propria rabbia nei panni, ovviamente, del Fiend, che viene ricordato tutt'oggi e sarà sempre ricordato come uno dei personaggi migliori e anche horror della WWE, insieme a personaggi come Undertaker, Kane e altri. Però The Fiend aveva quel fattore in più, presentava connotati ancora più horror, più cupi, più dark rispetto a Undertaker e Kane. Sappiamo che divenne pure due volte campione universale sbarra WWE, la prima volta sconfiggendo nell'Elimination Chamber per ultimo AJ Styles nel 2017, diventando per la prima volta campione del mondo, e la seconda volta in un match discutibile a Crown Jewel del 2019, in cui The Fiend sconfisse Seth Rollins. Però da quando vinse il titolo iniziò la discesa di Bray Wyatt, non per colpa sua, ma a causa di alcune divergenze con il team creativo e specialmente con Vince McMahon. Ci furono molti assi, ci furono delle idee che voleva Bray portare alla luce, ma che Vince non glielo permetteva. E dobbiamo ovviamente ricordare
i due match che intaccarono profondamente lo status di The Fiend e che lo danneggiarono. Il primo fu l'Hell in a Cell contro Seth Rollins, l'Hell in a Cell più brutto mai visto finora in casa WWE. E dobbiamo anche parlare di quello schifo di match a Super Showdown 2020, in cui Goldberg sconfisse The Fiend, mi pare con 4 spear. E con un vertical su, non era una jackhammer, era un vertical suplex. Tutti questi mesi di costruzione per trovare il punto debole del Fiend, arriva Goldberg e lo sconfigge così. Certo, ci fu quel fantastico match, la Firefly Funhouse Match contro John Cena, davvero un capolavoro di storytelling. Però da lì in poi, purtroppo, il personaggio di The Fiend subì una discesa. Ricordiamo anche nuovamente l'altro feud con Randy Orton, che fu molto bello, sia chiaro, ma che terminò con il match a WrestleMania 37, in cui perse con un RKO perché Alexa Bliss tradì il Fiend. Perché vediamo che all'epoca The Fiend aveva soggiogato Alexa Bliss, l'ha fatta passare dalla sua parte, e quest'ultima si vendicò. Dopo il match di WrestleMania 37, si pensava che Bray Wyatt dovesse ritornare più forte che mai, portare forse una nuova versione del Fiend. Ma purtroppo, nel periodo estivo del 2021, venne licenziato dalla WWE. Molti fan, compreso il sottoscritto, volevano il ritorno di Bray Wyatt perché fu ingiustamente cacciato via e fu ingiustamente anche non venne valorizzato come il personaggio che era, perché aveva tanto da esprimere Bray. Fino a quando, dopo che Triple H prese le redini del team creativo, la prima scelta che fece fu quella di richiamare proprio Bray Wyatt, il quale ritornò con un monumentale ritorno che mi viene ancora adesso la pelle d'oca ad Extreme Rules 2022, con i personaggi dell'allegra casetta delle lucciole che presero vita e che si trovavano insieme ai fan, per poi far entrare lui, Bray Wyatt. In una nuova veste, una veste molto più reale, non, erano, era sparito il guru della palude, era sparito The Fiend, era ritornato nelle vesti di se stesso, Bray Wyatt. Però ad aleggiare il personaggio di Bray c'era questa entità oscura, era presente Uncle Howdy, che purtroppo non sapremmo mai la storia ufficiale sulla base di Bray. Ma adesso la conosciamo grazie ai Wyatt Six, che io amo tantissimo, soprattutto Uncle Howdy, perché non so se lo sapete, ho fatto il cosplay di Uncle Howdy, lo voglio migliorare ed è davvero il mio personaggio preferito finora della WWE. Entrò quindi in faida con questo personaggio, lo zio Howdy, che diceva al pubblico che Bray Wyatt in realtà era ritornato, ma non era un beniamino, era tutto quanto un imbroglio, stava prendendo in giro il proprio pubblico e stava soprattutto prendendo in giro se stesso, aveva rinnegato il Fiend, stava cercando di essere quello che non era, cioè una persona normale, fino a quando poi Bray Wyatt entrò in feud con LA Knight, portandolo a un match che tutti quanti, o almeno la maggior parte, hanno criticato, ma a me personalmente è piaciuto, ovvero il Pitch Black Match al Royal Rumble del 2023. Purtroppo noto come l'ultimo match in pay-per-view di Bray Wyatt. L'ultimo match invece lo fece durante, dopo uno show di SmackDown, mi pare del 26 febbraio del 2023. Quello fu il suo ultimo match. Un match che ha fatto anche vedere un nuovo personaggio di Bray, che da quanto ne so si doveva chiamare Six, e che doveva dare il via alla nascita di una nuova stable di Bray, chiamata appunto Wyatt Six. Purtroppo, dopo il match contro LA Knight, Bray Wyatt doveva affrontare, si dice, Brock Lesnar, ma quest'ultimo rifiutò e quindi lo misero contro Bobby Lashley, con il quale doveva disputare un match a WrestleMania 39. Un match che purtroppo non avvenne perché Bray Wyatt venne messo da parte perché, secondo i rumor, non stava bene di salute e doveva ritornare nel periodo di settembre. Ma purtroppo, il 24 agosto del 2023, Triple H annunciò sui social che Bray Wyatt è morto a causa appunto del Covid, che ha peggiorato delle condizioni salutari sue precedenti.
Io quel giorno non lo dimenticherò mai. Piansi tutta la giornata, tutta quanta la giornata. Pensavo solamente a Bray Wyatt e mi dispiace che abbiamo perso un talento così giovane. Il suo personaggio o i suoi personaggi erano fantastici. Bucava lo schermo, ragazzi, bucava lo schermo. Aveva questa capacità di farti vedere con passione le sue storie, i suoi match. Certo, non era un AJ Styles o un Seth Rollins sul ring, ma dal punto di vista creativo era unico. Nessuno poteva superarlo. Fu davvero una perdita, ed è tuttora una perdita, la scomparsa di Bray Wyatt. E ho deciso infatti di realizzare questo cosplay, anche quello di Uncle Audi, in suo tributo. È vero, fisicamente non gli somiglio, ma non mi importa. Io ho fatto questo cosplay per ricordarlo, ma soprattutto ricorderò sempre e sarà sempre nel mio cuore Wyndham Lawrence Rotunda. La maggior parte del tempo, dal 2019 fino ad adesso, seguivo la WWE soprattutto per lui, perché quando fu licenziato smisi di seguirla. Quando ritornò, riniziai a seguirla di nuovo. A un anno dalla scomparsa, voglio solo dire, e penso che parlo per voce di tutti quanti i fan della WWE, grazie di tutto Bray, grazie di tutto Wyndham Lawrence Rotunda, per le emozioni, i ricordi, i match, le storyline, per tutto. Sarai sempre nei nostri cuori, ti ricorderemo per sempre, e sei già una leggenda, perché anche fuori dal ring, questa persona viene ricordata da tutti quanti come la persona più buona del mondo. Ha aiutato un sacco di persone, ha aiutato un sacco di persone anche a combattere la depressione. Ha fatto capire come non è la stazza a essere un aspetto negativo di noi stessi, perché ognuno di noi può essere un eroe e ognuno di noi può essere un campione. Bisogna solamente crederci. Io sono grato a Bray Wyatt perché mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire cosa bisogna valorizzare e cosa bisogna comprendere nella vita, mi ha fatto capire che bisogna sempre aiutare e volere del bene al prossimo e goderci sempre i momenti con le persone amate, perché non sappiamo mai se un giorno all'altro non ci saranno più, quindi godiamoci i bei momenti con le persone che amiamo e soprattutto facciamo del nostro meglio per fare del bene al prossimo. Detto questo video di tributo che non ho fatto discorsi, ho tutto completamente improvvisato, finisce qui. Vi chiedo di scrivere nei commenti quale ricordo avete di Bray Wyatt, il match più bello, la gimmick che preferite di più di Bray, e soprattutto anche condividere un vostro pensiero sulla persona di Wyndham Lawrence Rotunda. Lasciate un like, però stavolta non per il video, vi chiedo di lasciare un like per Bray, perché questo video io lo voglio dedicare a Wyndham sbarra Bray, è per lui, io per lui sto facendo questo video. Vi ringrazio ragazzi e ragazze di aver visto questo video. Detto questo, dal vostro amatissimo Joker Pro Gamer nei panni del Fiend, voglio concludere il video con la tipica frase di Bray Wyatt. Bray, ti vogliamo bene e ricordati, let me in. Yowie, wowie.